Oggi in amici di Facebook si torna a Mail Time, la rubrica di Incauto Acquisto che mostra tutti i pacchetti che ci arrivano qui nella redazione di Lega Nerd. Come al solito si parte dai pacchetti più piccoli e si arriva ai pacchetti più grandi. Via! Allora, c'è questo piccolo pacchetto di Corriere GLS, vediamo un po' cosa c'è dentro. C'è sicuramente una busta, esatto, una busta con scritto Antonio Moro, sono io. Cos'è? Quello era World of Warcraft, mi sembrava, Natale 17, ok, questi sono un po' in ritardo. Natale 17, Blizzard ti augura felice e golose feste. Molto, molto bene, belli biglietti a visita di Blizzard. Già il logo World of Warcraft mi gusta assai. Felice e golose, sarà roba da mangiare. Cioccolato, oh sì, no, si è rotto, accidenti, che figata. No, non ci credo, il cioccolato di World of Warcraft. Si vede? Sì, non volevo romperlo del tutto, ne tiro fuori un paio ancora intatti, fantastico. World of Warcraft, Battle for Azeroth. Grazie mamma Blizzard che mi mandi gli auguri di Natale, grazie mille. E sotto c'è qualcos'altro? No, c'erano semplicemente gli ingredienti, le solite robe. Adesso cerco di risistemarlo alla bella e meglio. Bellissimo questo regalo di Blizzard. Poi cominciamo anche con i pacchi di Amazon, che sono la stragrande maggioranza, vedo, nella montagna di pacchi che ho qui di fianco. Di PR c'è poco altro, forse un altro paio, però mi piace anche mostrarvi i miei acquisti. Ok, questo è un acquisto abbastanza recente, Il nome del vento di Patrick Rothfuss. Allora, è un libro che sto leggendo ora in ebook, come poi tutti quanti i miei libri, cioè io solitamente leggo in ebook, però se un libro mi piace particolarmente mi piace anche prendermi l'edizione cartonata, diciamo, insomma l'edizione rilegata, fighetta, anche cartacea, per averla. Io almeno ragiono così, non so se è una pratica che fate anche voi, perché a me piace largamente di più leggere su ebook, su e-reader, è molto più comodo, è assolutamente meglio proprio sotto tutti i punti di vista. Però mi piace anche ricompensare, tra virgolette, o comunque avere, insomma, il feticcio, no? L'oggetto sia da mettere in libreria sia da sfogliare, soprattutto quando l'edizione è particolarmente bella. Questa è l'edizione americana del Nome del vento di Rothfuss, che vi straconsiglio. Ne ho già parlato sui miei profili social nelle scorse settimane, lo sto leggendo in questo momento, mi è piaciuto, mi sta piacendo molto, non l'ho ancora finito e quindi mi sono già comprato l'edizione, insomma, qui rilegata, che come vedete arriva in questa maniera. Strano che non arrivi con una sovracopertina, però effettivamente anche su Amazon è proprio rappresentato così, proprio senza la sovracopertina, quindi sì. E poi anche questo letto, quindi è proprio fatta così, molto particolare, però mi sembra una gran bella edizione. The Name of the Wind di Patrick Rothfuss. Ancora pacco di Amazon, vediamo che altro c'è. Ah, ok, questa è una roba particolarissima. Se mi seguite sapete che compro spesso o ricevo da Xiaomi e da altri produttori cinesi aggeggi cinesi, quindi hanno una presa cinese. Mi sono preso una ciabatta con prese cinesi, che poi sono anche le stesse americane e le stesse giapponesi, se non ricordo male, quindi insomma gli si può attaccare tutta una serie di device, magari presi all'estero o ricevuti dall'estero, in particolare appunto dalla Cina, dall'America o dal Giappone. In più ha anche quattro porte USB, per cui mi sembrava molto comodo da tenere. E ha anche, non l'avevo notato, addirittura anche il classico tasto per accendere e spegnere, che è molto molto comodo. Si chiama Mutec Power e oltretutto, se capisco bene, ci vanno anche le prese normali, mi sembra, quelle europee, così a occhio, quindi sono multiprese in realtà, non semplicemente cino-giappo-americane, ci va un po' di tutto. E come vedete quattro porte USB per ricaricare i vostri device, mi sembra molto molto comodo. Link in descrizione se vi interessa. Ancora Amazon, vediamo, tac, come mi piacciono queste nuove scatole. Ecco, appunto, stavo dicendo che, visto che sono uno spendaccione, e dopo che ho preso Il nome del vento che avevo visto prima, ne ho trovato un altro e ovviamente ho preso anche quello, quindi questa qui è la Deluxe Illustrated Edition, quindi fondamentalmente quella che vi ho mostrato prima è la versione base, diciamo rilegata americana. Questa è l'edizione americana invece Deluxe e illustrata. Tolgo la sovracopertina così lo vediamo sotto com'è.
dietro c'è ovviamente semplicemente insomma il riassunto e nulla sul fronte, sulla spalla The Name of the Wind di Patrick Rothfuss e dentro, bella questa roba, My Name is Kvothe, che non so mai come si pronuncia, Kvothe, e dentro ci dovrebbero essere tutta una serie di illustrazioni. Questa è la mappa, fantastica. Questa è l'edizione che vi consiglio in realtà, veramente, quella di prima l'ho presa al volo e poi dopo mi sono accorto che c'era anche questa. Dovendo scegliere, dovendo fare quello che vi dicevo prima, cioè leggere su ebook e comprare eventualmente se esiste un'edizione deluxe o comunque figa con illustrazioni eccetera, questa è proprio quella da comprare, fantastica. Sono diverse illustrazioni dentro, vediamo se riesco a beccarne qualcuna, prima ce n'era una, adesso ovviamente sfogliando non ne becco neanche una. Ma vedo sulla spalla che si intravedono diverse illustrazioni, eccone un'altra, molto bella questa edizione, fantastico come non riesco a beccare neanche un'illustrazione quando invece ce ne dovrebbero essere diverse, eccola qui un'altra, insomma ce ne sono svariate, tutte le righe nere che vedete sono illustrazioni, sono, i fogli sono talmente sottili che non riesco a beccarne nessuno, questa, eccone un'altra, bella, bellissima. Insomma, una gran bella edizione. Vi faccio anche rivedere quella di prima, se siete pazzi come me le volete tutte. Insomma, vedete che questa è anche molto più grande come dimensioni. Bellissima edizione, questa qui americana, The Name of the Wind di Patrick Rothfuss, Deluxe Illustrated Edition. Paccone di un corriere, quindi non di Amazon, direi che viene da qualche PR, vediamo un po' cos'è. Bello grosso, tra l'altro, bello cicciotto. Ah no, invece sì che viene da Amazon, forse ho capito cos'è, eh? Direi che è un mio acquisto anche questo, chissà perché è arrivato così e non con il classico packaging di Amazon, perché viene da un venditore esterno e non da Amazon stessa. Cos'è? Badabam! Devilman Omnibus di Gonagai, questa tra l'altro è l'edizione alternativa, perché quella diciamo più famosa è rossa, non oro. Ho visto che c'era anche questa qua, ho preso questa, sono identiche da quello che ho capito, cambia unicamente la copertina, questa mi piaceva di più esteticamente, guardate che bella che è. I deboli antichi abitanti della Terra si sono risvegliati dal loro sonno millenario per riprendere possesso del pianeta, bla bla bla, insomma è Devilman ed è l'Omnibus, quindi tutti quanti manga di Devilman raccolti in un unico super mega volume, fantastico. Costa attorno ai 40 euro e io ve lo stra consiglio. Se non trovate questa qui dorata c'è quella rossa che insomma, si trova facilmente, ripeto, sono praticamente identiche, cambia unicamente la copertina. Gonagai Devilman Omnibus, fantastica. C'è poi un tubo che conterrà, immagino io, dei poster, che mi è arrivato anche aperto, tra l'altro, cioè non capisco perché, adesso non vi faccio vedere, ma dalla parte opposta manca il tappo, per cui in realtà potrei anche non fingere di aprirlo, ma mi è arrivato così, spero che non ci fosse altro oltre ai poster che evidentemente contiene, perché altrimenti è finito tutto dentro al camion del corriere, purtroppo. Allora, vediamo se c'è un biglietto, che roba è? Ciao Antonio, un piccolo pensiero da parte di Wizard of the Coast per ringraziarti di tutto quello che hai fatto in questo 2017. Buon Natale e felice 2018. Grazie mille mamma Wizard, grazie davvero. Grande collaborazione quella con Wizard of the Coast. Avete visto durante l'anno che abbiamo fatto tantissimi video dedicati insomma alle diverse espansioni di Magic, che sono state veramente tante come al solito, ai diversi modi di giocare a Magic the Gathering. Qui ci sono una serie di poster. Quanto vorrei poter fare dei bei giveaway e regalarvi questa roba. Qui ci sono 3-4 poster di piccole dimensioni. Guardate che bello che è questo qui. Brave the Unknown. E poi c'è lo stesso poster che non riesco ad aprire, ma in dimensioni gigantesche. È questo qui più grande, molto più grande. Non riesco a aprire perché non riesco a farlo vedere per bene qui in camera. Comunque bellissimo. Andiamo sui pacchi di Amazon un po' più grandi. Ce ne sono altri 3-4 belli grandi e cicciotti. Vediamo un po' cosa ho comprato. Ah, libri, ancora libri. Abbiamo Simon Stalenag, che è questo svedese, se non sbaglio, illustratore svedese, veramente incredibile. Tales from the Loop, questo è il libro. Allora, è un illustratore svedese che fa queste illustrazioni di, diciamo, tecnologia ambientata in un futuro, con però quell'estatica anni 80-90 che mi fa morire. Tra l'altro ha fatto anche su Kickstarter un gioco di ruolo che si chiama proprio Tales from the Loop, forse mi confondo, comunque ha un nome simile. Un gioco di ruolo ambientato in questa sua, appunto, ambientazione particolare, futuristica, ma al tempo stesso con un'estetica 80-90. Faccio fatica a spiegarvi, appunto, questo tipo di estetica,
ma semplicemente adesso ve lo mostro, apro questa plastica, vediamo in realtà cosa c'è. Nel 1954 il governo svedese ordina la costruzione del più grande acceleratore di particelle. La facility viene completata nel 1969, sto traducendo all'inglese, non sono scemo, localizzata sotto alla campagna di Malaoarma. The local population calls this marvel of technology the loop. Ok, the loop quindi è questo diciamo acceleratore di particelle che viene costruito sotto la Svezia. Ok, spiegato, viene un po' spiegato tutta quanta l'ambientazione, diciamo, pensata, inventata da Simon Stalenag, che è veramente un illustratore con incontro cogliones. Adesso vi faccio vedere qualcosa, se riesco a aprirlo senza spaccarlo. Ovviamente tutti questi libri finiranno poi in Nerd Coffee Table Books, per cui ve li farò rivedere per bene. Adesso qui in Mail Time li faccio vedere come al solito proprio al volo. Apro a caso proprio per farvi capire lo stile. Queste strutture abbandonate, queste cose, addirittura dinosauri che convivono con umani, vedete, questo trasporto di robot, robot transport appunto, questi robot in mezzo alla campagna svedese. Insomma, Simon Stalenag mi piace tantissimo, tra l'altro lo conoscevo già, ma me l'ha ricordato Alessandro, che so che mi sta guardando. Alessandro, è colpa tua se ho comprato questo libro e anche altri che sto per far vedere. In una sera mi ha consigliato 3-4 libri, li ho comprati tutti quanti, su 100 euro su Amazon, così proprio, grazie Ale. Oltre a quello è arrivato anche Popeyes di Jason Edmiston, che è un altro illustratore, se non sbaglio americano invece in questo caso, che invece è fortissimo per quanto riguarda le illustrazioni legate al cinema. Questo è non è un libro, ma è da tenere sulla scrivania così com'è, come lo vedete, perché racchiude tutte le sue illustrazioni, che forse avete già visto, che praticamente rappresentano gli occhi di personaggi celebri del cinema. Questo si dovrebbe aprire, vediamo, sì, esatto, si apre e si tiene sulla scrivania. Guardate che bello che è, lo squalo ovviamente. Vabbè, Cobra Commander al 9000, poi Alex di Arancia Meccanica, insomma svariati, non solamente legati al cinema, anche alla musica, come abbiamo visto. Questo direi che è Doom, insomma, guardate che meraviglia che sono, fantastici, eh? E anche sul retro ce n'è una infinità, veramente fantastico, mi piace tantissimo anche lui come illustratore. E dovrei aver preso anche un altro libro, non so se è arrivato tra i vari che vi faccio vedere oggi, in ordine of appearance, insomma, Joe, appunto lo squalo, Raphael, Cobra Commander, insomma, Little China, bla bla bla. Sono veramente tantissimi, sono tutti quanti qui, non costa tantissimo questo, così, un espositore che puoi sfogliare, guardare, magari aprire a caso, anche giocare insieme agli amici, chi è lui, chi è lui, chi è lui, eccetera, eccetera. Mi piace molto, molto. Anche di questi due libri, ovviamente, il link in descrizione se vi interessa. Altro pacco gigante, vediamo un po'. Altri libri, avanti, ecco appunto, l'ho appena detto. C'è proprio l'altro libro di... ve ne parlo dopo. L'altro libro, vi dicevo, dell'illustratore americano che vi ho appena mostrato, ma non solo lui, perché qui parliamo di The Art of Mondo. Cos'è Mondo? È questa casa editrice, direi, insomma, comunque società che commissiona poster cinematografici alternativi a illustratori famosi. C'è veramente di ogni, molto probabilmente alcuni di questi poster li avete già visti online, perché sono girati tantissimo e sono uno più bello dell'altro. Adesso ve li mostro velocemente. Anche questo è un libro che rivedremo dentro a Nerd Coffee Table Books, perché è proprio perfetto come coffee table book, ovviamente è più nerd di questo. C'è veramente poco, legato al cinema, veramente fantastico. Contiene letteralmente centinaia di poster ripensati da Mondo e dagli illustratori ingaggiati da Mondo, e vedrete che meraviglia che sono. Costicchia, devo dirlo, questo libro attorno ai 50 euro, ma guardate quanto è grande e insomma... direi che li merita tutti. Apro a caso così ne vediamo un po'. Mamma, guardate che roba! Hellboy, Swamp Thing, Gremlins, The Return of the Living Dead. Bam, questa addirittura Chewbacca.
C'è veramente di ogni, una più bella dell'altra. Star Wars, fantastica questa, e anche quest'altra. Illustrazioni strepitose fatte da diversi illustratori, tra cui anche quello che vi ho appena mostrato, quello famoso per gli occhi di prima, insomma, John Belushi, Dan Aykroyd, The Blues Brothers, Robocop, Inglourious Basterds, The Royal Tenenbaums. Stupendi, stupendi questi poster, alcuni si aprono anche come questo, vediamo se ce la faccio senza romperlo. Remember the Alamo, e a sinistra The Warriors. Quindi quelli orizzontali addirittura sono stati stampati in queste dimensioni perché poi si possono aprire. The Shining, mamma mia, troppo belli, veramente bellissimi. Ecco, Mondo is a company in Austin, Texas, that makes posters and records, pins, shirts and sweaters, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che vi dicevo, in realtà non è una casa editrice, ma è una company appunto texana che fa queste operazioni di reinterpretazione della cultura pop, in questo caso di poster cinematografici, rifatti da diversi illustratori. Sono veramente tantissimi, adesso non sto a leggere il nome di ogni illustratore perché veramente c'è di ogni. 20.000 leghe sotto i mari, questo anche questo è doppio, Back to the Future anche quello mi sembra doppio, Day Live, Beetlejuice, c'è veramente di ogni. Libro strepitoso, The Art of Mondo si chiama, anche di questo trovate il link in descrizione se vi interessa. Un altro libro veramente molto particolare di cui parlo stravolentieri perché è uno dei casi editoriali dell'anno assolutamente, si chiama Storia della buonanotte per bambine ribelli, 100 vite di donne straordinarie. È stato scritto da due autrici italiane di cui non ricordo il nome e perché non c'è scritto qui, ci sarà scritto da qualche parte come si chiamano, eccolo qua, Elena Favilli e Francesca Cavallo, sono le due fondatrici, se non sbaglio una è l'amministratore delegato e l'altra è il direttore creativo. Comunque sono le due fondatrici di questa società italiana che si chiama Timbuktu Labs, una media company che crea prodotti innovativi per bambini di tutte le età. Fanno varie cose, app eccetera, ma questa cosa qua in particolare mi è piaciuta tantissimo. L'hanno lanciata su Kickstarter, prima in inglese, durante lo scorso anno. Questa è l'edizione italiana. Cos'è? È in pratica un libro di storie per bambine, ma io non lo rimiserei solamente le bambine, per me posso leggere anche i bambini, non vedo perché no, che racconta la vita di 100 donne straordinarie della storia. Un po' per dire che insomma giustamente anche le donne hanno fatto la storia, e insomma, a me sembra un'ovvietà ma non lo è affatto, e per cui è bello ricordare alle proprie figlie, alle proprie bambine, quindi se siete un nerd in ascolto che ha una bambina o una nerd in ascolto che ha una bambina, questo è il libro da regalare senza dubbio e da leggere magari tutte le sere una storia nuova. Frida Kahlo, Grace Hopper, Grace O'Malley, sono in ordine alfabetico mi sembra, sì, Harriet Tubman, i Pazia, molti neanche li conosco, Isabel Allende, vabbè, Jingu, imperatrice, Lella Lombardi, pilota di Formula 1, Lauren, guerriera. Per ogni donna c'è questo breve testo, non lunghissimo testo, che si può leggere tranquillamente insieme alla propria figlia, una bella illustrazione di illustratrici varie e anche un bel quote di una frase, Margaret Hamilton, informatica. C'era una volta una ragazza che portò l'uomo sulla luna, si chiamava Margaret e ci sapeva davvero fare con i computer. A soli 24 anni fu assunta dalla NASA, l'agenzia che negli Stati Uniti si occupa dell'esplorazione dello spazio. Aveva accettato il lavoro per provvedere al marito e alla figlia e non aveva la minima idea che di lì a poco si sarebbe ritrovata a capo di una rivoluzione scientifica che avrebbe cambiato il mondo. Questa è la storia di Margaret Hamilton, informatica. Come queste ce ne sono altre 99. Io vi invito veramente a prendere questo meraviglioso libro, uno dei casi editoriali dell'anno. Super complimenti a Elena Favilli e Francesca Cavallo, è uno dei libri più venduti al mondo attualmente, dei libri per bambini ovviamente, quindi mi fa strapiacere parlarne qui su Mealtime e ne riparleremo senz'altro anche in Nerd Coffee Table Books. Storia della buonanotte per bambini ribelli, l'editore è Mondadori, il link in descrizione. Poi andiamo avanti con il penultimo pacco, anche questo bello cicciotto, non ha l'apertura semplificata per cui lo vado ad aprire con il mio coltellinen. Ah, C3PO, guardate che roba, non ci sta neanche in camera perché è veramente big, ci sono anche ancora più grandi, ma questa è una via di mezzo che
è forse quella che preferisco. Ci sono tutti i personaggi di Star Wars, e non solo, sono anche quelli Marvel in realtà, ma a me piacciono quelli di Star Wars, in particolare mi piacciono i droidi. Eccolo qua, Big Fix, Star Wars C3PO, 45 cm è alto, a me piace molto, così da esporre, costano molto poco, torni 30 euro, quindi non tantissimo. 9 punti di articolazione, C3PO, adesso lo tiro anche fuori così ve lo faccio vedere un po' meglio. Visto quanto costa, per me è veramente minima spesa, massima resa, esteticamente. Soprattutto, ripeto, i droidi, personaggi, diciamo, in carne e ossa mi piacciono un po' meno, ma i droidi sono fantastici. Eccolo qua, C3PO, così da esporre, volendoci si può anche giocare, ha 9 punti di snodi, non sono poi tantissimi in realtà, 9 in questo caso, perché le gambe sono belle pinche, non si muovono, si muove solamente praticamente qui, qui, qui e la testa, esatto, e qua. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 la testa, appunto. Bello, no, però? 30 euro, 35 euro, una cosa del genere. Link in descrizione se vi interessa. Ultimo pacco della puntata di oggi di Mailtime, lascio la camera un po' alta perché anche questo è un bel pacco gigante, vediamo cosa c'è dentro. Ok, esatto, un mio acquisto. Allora, questa è una lampada da tavolo, mi serve semplicemente per ospitare, l'ho presa verde perché la voglio montare qui, quindi starà proprio qui sulla parete verde, mi serve per ospitare una lampadina di Xiaomi, di quelle smart che cambiano colore, di Yee Light per intenderci. Adesso la monto e ve la faccio vedere per bene, è una lampada semplicissima, semplicemente la classica lampada da architetto, mi serveva qualcosa per ospitare la lampadina colorata in modo tale da poter illuminare qui con diversi colori. Ok, ho montato la lampada, il portalampada, ho montato anche la lampadina di Yee Light, adesso basterà collegarsi al wifi che crea la lampadina in automatico, vediamo subito, eccola qua, Yee Light Color, si collega, poi si torna a Mi Home, ecco qua, connecting. Ok, poi vi chiede di dirvi in quale stanza, diciamo, è localizzata la lampada, tra le tante che avete già o ne potete creare una nuova. Io ce l'ho qui dentro, lega nel studio. Device name la chiamerò Yee Light 2, perché è la seconda lampadina che ho qui in studio di questo tipo. Ok, non lo voglio condividere con nessuno. E poi let's get started. Ecco qua, si porta già color. Se passo rosso, ecco già che funziona. Ecco, dopo si può cambiare colore. Se mi fa diventare verde o che ne so, blu. Molto, molto comodo. Tra l'altro, ovviamente, tutto questo si integra dentro a Mi Home. Ve l'ho già fatto vedere tante volte, ma ve lo faccio rivedere. Qui ci sono tutti quanti i miei device, in fondo ci sarà anche la lampadina che ho appena aggiunto, la aggiungo qui negli shortcut e me la sposto in alto. Ok, riassunto finale di questa puntata di Mailtime, tantissimi libri, devo dire, in questa puntata molto particolare, sembra quasi un Nerd Coffee Table Books, comunque li rivedremo tutti per bene, sfogliati per bene, spiegati per bene nella prossima puntata di Nerd Coffee Table Books. The Name of the Wind di Patrick Rothfuss, sia nella versione Deluxe Illustrated Edition con l'illustrazione eccetera, sia nella versione relegata fighina, entrambe americana, bellissime. The Art of Mondo, strepitoso, un libro strepitoso con tutte le, tutti quanti i poster alternativi di famosi illustratori di film di tutte le epoche, La cioccolata di World of Warcraft, grazie mille Blizzard ancora, Popeyes di Jason Edmiston, fantastico anche quello, Storia della buonanotte per bambini ribelli, veramente super consigliato, mamme, babbi, regalate questo libro alle vostre figlie, stupendo, e poi dietro Simon Stalnag, Tales from the Loop, bellissimo libro di illustrazioni, Devilman Omnibus, imprescindibile se siete fan di Gonagai, ma in generale dei manga, questo è veramente un manga da avere in questa edizione, poi è strepitosa, una bella multipla multipresa con tutte quante le prese internazionali e 4 prese USB, qui dietro ci sono anche i poster di Wizard of the Coast e anche questo portalampada con dentro la lampadina Yee Light che cambia colore, insomma, e utilizzerò qui per fare diversi, insomma, setting di vario tipo. Spero che vi sia piaciuta anche questa puntata di Mailtime, se non vi è piaciuta fate un dislike, se vi è piaciuta fate un bel like, fate una share, fatelo conoscere ai vostri amici, abbonatevi al canale se non vi siete ancora abbonati, mi raccomando, e non dovessimo più vederci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte, ciao ragazzi.